Benvenuti a Riga, il nostro viaggio comincia dalla chiesa di Santa Gertrude, che è la location più vicina dove ci siamo parcheggiati. Santa Gertrude protegge i viaggiatori, quindi è perfetta per il nostro trip. La chiesa infatti è stata posta in una zona periferica della città, proprio perché qui arrivavano i viandanti che entravano poi in centro. Noi proseguiamo il nostro cammino, andiamo verso il centro che dista circa 2 km, 3 km e vediamo un po' che cosa ci offre questa bella città. Stiamo passeggiando nel Parco dell'Esplanade, che è il primo parco che si incontra andando verso il centro di Riga. Qui c'è una cattedrale ortodossa che si può visitare, ma bisogna avere pantaloni lunghi e il capo scoperto. Per noi! No, il capo coperto. Cattedrale ortodossa e... non ci entriamo oggi perché non abbiamo il foulard per la Amélie e ci veniamo domani magari per visitarla all'interno, anche se non si può riprendere, quindi la vediamo da fuori. Siamo all'ingresso della città, nel centro della città di Riga, e qui si trova il monumento alla libertà che fu eretto intorno al 1935. Ogni giorno allo scoccare dell'ora viene fatto il cambio della guardia e da qui comincia il centro storico di Riga che stiamo per andare a visitare. Bello, si passeggia tranquillamente per la città, si respira un'atmosfera piacevole, il centro sembra davvero molto tranquillo, anche se comunque in una giornata normale della settimana è affollato di turisti, però davvero si sta bene qui a Riga, è una bella città, piacevole passeggiare. È molto verde. Di fronte a questa piccola piazzetta dove mi trovo c'è l'arsenale imperiale dello zar che ospitava gli armamenti, che oggi invece è dedicato a mostre di artisti moderni contemporanei. All'esterno ci sono tutte le statue un po' inquietanti in marmo degli artisti che hanno esposto le loro opere all'interno dell'arsenale. La porta svedese è una delle più antiche della città e conduce alla via più stretta della città, che è questa che vedete alle mie spalle. Siamo in Livulaukums, una delle piazzette centrali di Riga, una delle più belle nel centro storico, piena di ristorantini e palazzi settecenteschi trasformati in locali e ristoranti. È bello anche abbandonare le vie principali affollate di turisti e passeggiare per le vie acciottolate del centro storico per scoprire palazzi e scorci nascosti di questa bella città.
museo d'arte della Borsa di Riga e la ex borsa che è stata completamente restaurata e adesso ospita il museo d'arte di Riga. Ci troviamo in Alberta Jela, che è una delle vie fuori dal centro storico di Riga, però più famose per i suoi edifici Art Nouveau. Si dice che in città ci siano oltre 700 edifici in stile Art Nouveau e qui ce n'è una concentrazione incredibile in questo quartiere residenziale che davvero merita una visita. Fate due passi fuori dal centro storico e vi trovate in questo paradiso dell'Art Nouveau. Questo edificio all'angolo della strada era la sede del KGB dove facevano torture, interrogatori e quant'altro. Adesso è possibile visitarlo e fare un tour nelle prigioni per vedere come venivano interrogati i prigionieri. Il mercato centrale di Riga è una delle attrazioni principali della città, è ospitato dentro 5 grandi hangar per dirigibili e ci sono più di 1500 bancarelle di frutta, formaggi, artigiani, alimentari ed è un must da vedere qui a Riga. Bene ragazzi, questa è la nostra sosta a Riga, è la più economica che abbiamo trovato e la più sicura teoricamente in un parcheggio custodito. Si paga 6 euro al giorno, il quartiere non è dei migliori perché la zona è abbastanza degradata, però sembra tranquillo e a circa 2,5 km dal centro, per cui noi ci siamo trovati bene, siamo stati qui 2 giorni e riprendiamo il nostro cammino verso nord e fra qualche giorno entreremo in Estonia. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, potete cliccare sul campanellino per ricevere le notifiche dei prossimi video, se volete potete iscrivervi anche al nostro blog per ricevere i nuovi articoli che scriviamo on the road. Niente, per ora è tutto da Riga, alla prossima, ciao! Io vorrei questa qua, questa matrioska qua.